Prendete carta e penna, amici timidi e amiche timide di Radio Lombardia Live Social, perché vi facciamo entrare in Accademia, la Play Lover Academy, con Steve e Christian. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ben arrivati, e adesso con voi dobbiamo un attimino andare a capire che cos'è la Play Lover Academy. È una vostra idea, immagino, che nasce da che cosa? Allora, Play Lover Academy è un'accademia formativa che si occupa delle tematiche sentimentali e sociali, sia sul fronte maschile prevalente, sia sul fronte femminile. Da un po' di tempo a questa parte abbiamo anche numerose clienti donne che si rivolgono a noi per capire di più e migliorare le proprie relazioni con gli uomini. Forniamo gli strumenti agli uomini e gli facciamo capire effettivamente qual è il modus operandi corretto per poter arrivare a superare la timidezza e conoscere ragazze in qualunque ambito. Mi passa davanti una ragazza, sono in un centro commerciale, lei mi guarda, io la guardo, perché perdere l'occasione? Ho gli strumenti per andare lì e riuscire a fare una bella figura e magari a conoscerla e prendere anche un numero di telefono. Che non sarebbe male, ma come si come funziona? Scusami, adesso io sono curioso, perché nei centri commerciali comunque, nei centri commerciali, che ne so, nelle piazze, però in discoteca strada, forse i freni inibitori sono un po' più abbassati, quindi c'è più facilità magari a fare un po' il fenomeno e riuscire ad approcciare. Sì, non nella maniera corretta, però sì, riescono. Vabbè, nella maniera corretta non ho mai visto nessuno in discoteca approcciare, però sai, quel bicchiere in più ti aiuta. Per strada. Per strada, come facciamo? Per strada. Dacci due chicche, così, giusto? Perché magari stanotte i nostri amici escono, incontrano qualcuno per strada e... Guarda, una cosa molto importante è riuscire a fermare la ragazza, perché generalmente gli uomini cosa fanno? Si mettono a fianco della donna, battono sulla spalla e si comportano dei venditori ambulanti. Quindi immediatamente la donna fa la stessa associazione e scarta questi uomini. Anche perché ci sono tanti venditori ambulanti per strada, quindi veramente c'è il rischio che ti scambino per uno, esatto, che sta vendendo aspirapolvere o... Esatto. No, grazie, guarda, mi serve niente. E quindi la prima cosa è quindi fermarla nella maniera opportuna, corretta, nella maniera giusta, corretta. Sì. Vabbè, il semaforo già stai invantaggiato. Esatto, però per strada è complicato all'inizio, perché non lo fa nessuno alla fine. E forse potrebbe essere anche la carta da giocarsi. Sì, il discorso è che non lo fa nessuno, la ragazza comunque... non è predisposta. Non si aspetta questa cosa. Esatto. E quindi potrebbe anche reagire da impaurita, tipo chi è questo qua che mi ferma? Sì, ovvio, va sempre fatto con la giusta intelligenza sociale, certo, con la giusta energia, col giusto sorriso. Non in maniera troppo, diciamo, forte o ruenta. Certo, perché poi, magari a tanti è capitato sull'autobus. Assolutamente. Ma sì, sai, molte persone si vergognano di interagire con gli sconosciuti, no? Temono di essere giudicati. E quindi io credo che tutto parta da una questione di mentalità. Se la tua mentalità, come dire, deve adattarsi alle altre persone che sono attorno a te, già da lì sbagli. Ok. Tu devi prendere la tua strada. Vado perché fa piacere a me, perché voglio migliorarmi, perché voglio superare un mio limite. Certo, che potrebbe essere non solo applicato all'ambito sentimentale, ma anche all'ambito sociale, come appunto dice la Play Lover Academy. Assolutamente. Essere più estroverso col mondo, che siano poi uomini, che siano donne. Poi ovviamente forniamo agli uomini strumenti per riuscire a conquistare una donna, la donna ideale alla fine, e alle donne, insomma, altre cose, perché certo, diciamo, gli obiettivi e adesso sono infatti diversi. Dei corsi parliamo, però visto che hai tirato fuori questa tematica, è ancora vero che sono gli uomini a dover conquistare e le donne a essere conquistate? Io dico sempre che c'è... No, perché qua c'è qualche sguardo strano, no? Io dico sempre che bisogna fare... C'è un 50-50, facciamo 60 dell'uomo e 40 Dai. Comunque della donna. Cioè la donna non può stare sul piedistallo, giudicare e aspettare che l'uomo faccia tutto. Esatto, bravo, oh, diciamolo. Cioè, a me piace una ragazza che comunque sappia il fatto suo, che si mette in gioco, che si mette in gioco e che comunque mi dà anche a me motivo per dire wow, ok. Ok, bene, siamo usciti da questo labirinto, da questo come dire, rebus. Sì, rebus. Esatto. Però andiamo ad indagare dei corsi, a parlare dei corsi che voi fate. Sì. Ci sono vari corsi, giusto? Sì, sostanzialmente partiamo da delle consulenze a distanza, che possono essere, diciamo, on demand oppure continuative, oppure dei corsi dal vivo che hanno una durata da un giorno a due settimane. Il nostro percorso formativo più scelto è il corso di una settimana dal vivo, che permette di affrontare, diciamo, tutte le varie aree tematiche delle relazioni sociali e sentimentali, così come siamo molto vivi e anche con le consulenze a distanza. Ok. C'è un vero e proprio programma, okay, cioè nella parte di una settimana, non è fatto a caso. Esatto. No, beh, certo. In questo momento noi siamo pieni fino tutto il 2018. Esatto. Poi fino a dicembre praticamente non c'è più un buco. Zero.
per i corsi di una settimana, per quelli di un giorno sì. Una settimana è il corso più scelto proprio perché è una full immersion. Esatto. E come avvengono queste settimane di full immersion? C'è una parte di teoria e c'è una parte di pratica. Teoria, ogni giorno si va ad aggiungere un piccolo mattoncino di teoria, esatto. Si va quindi dalla mentalità alle credenze fuorvianti o quelle potenzianti, si va quindi a costruire tutto un atteggiamento mentale che serve poi per supportare la parte pratica, quindi dalle frasi di apertura alla conversazione. All'autostima, perché è la pecca di molti uomini alla fine. Io non vado perché? Perché ho paura di essere rifiutato. Sì, è vero, esatto. Paura di prendere un no, esatto, un palo. Esatto. E poi si va anche a fare qualcosa sul lato online, perché noi siamo sostanzialmente, credo, gli unici in Italia, esatto, a metterci la faccia anche sul mondo delle dating app dal vivo. Molti forniscono magari videocorsi o ebook, no, noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo lì con te, costruiamo il profilo con te. E la descrizione, del profilo. Esatto. E ti aiutiamo a capire come impostare la conversazione, perché c'è un modo. Non posso esordire con ciao, sei bellissima, ci possiamo conoscere, perché? Perché è sterco sta roba qua, mi dico sempre, è sterco. Cioè, la ragazza riceve 500 messaggi al giorno così, tu come fai a apparire diverso se ti poni esattamente come tutti gli altri? Esatto, devi mettere un punto di domanda in più. No, è vero, effettivamente è così, è così. Ma invece dal lato femminile, a me piace indagare anche dal lato femminile, quali sono i corsi che fornite per le ragazze? Allora, le donne. Sostanzialmente per ora forniamo delle consulenze a distanza, che sono già in essere con un po' di ragazze. Loro sostanzialmente hanno un altro problema: molto spesso hanno difficoltà ad attirare l'uomo giusto, e a volte notiamo che spesso le relazioni che hanno con gli uomini muoiono perché loro non mettono del loro, cioè il contributo è 80% uomo, 20% donna, è troppo sbilanciato. Guarda che si stanno rivoltando in radio, cioè, secondo me chi ci ascolta, le donne soprattutto, faranno un'autoanalisi e diranno: ma non è vero. C'è molto, molta diffidenza su questo, in questa parte qua, molta molta diffidenza, però abbiamo ragazze che si rivolgono a noi proprio anche per un discorso di non piacersi abbastanza, piacere all'uomo giusto, non farsi trattare come un oggetto. Poi alla fine le donne sono nostre amiche sotto questo punto di vista. Certo, assolutamente. Perché trovano uomini che vogliono solo portarsela a letto. Che non è così, che non deve essere così. Esatto. Sai, la ragazza vuole, insomma, attirare anche per la parte... Ma c'è una parte di etica anche nei corsi maschili, nel senso che glielo dite che l'obiettivo non è quello di fermare una ragazza e poi concludere in maniera... Ma il concetto proprio... di play lover è proprio questo, cioè quello di farti attirare la donna che hai sempre sognato, non quello di passare da un materasso ad un altro. Ok, ma voi come mai avete scelto di iniziare questa avventura di Accademia? In realtà non l'abbiamo scelto. E noi siamo stati scelti ancora anni fa, lavoravamo per un'altra azienda dello stesso settore e dopo 2 anni, nel mio caso, di esperienza, ho deciso che l'esperienza è stata positiva ma volevo iniziare un'avventura in solitaria, e quindi è partito così il percorso di Playlover Academy. Ho capito. E tu, Steve? Io ti dico la versione breve, quella Dai, tagliata, quella short. Io ho iniziato a fare esperienza da giovanissimo, 10-12 anni le prime esperienze, l'ho portata avanti per tutta la vita, in discoteca, nei pub. Sentivo che era proprio... mi piaceva anche insegnare alle persone, far capire cosa sbagliavano, andare a puntellare determinate... Tipo con gli amici eri quello che si rivolgevano, sì, per... Sì. Poi Come faccio con questa? Ho iniziato a scrivere per poi questa azienda, sul loro blog, mi hanno notato, mi hanno iniziato a far fare i primi seminari, poi i corsi dal vivo. I nostri corsi dal vivo che abbiamo tenuto insieme all'inizio, esatto, hanno avuto un boom di risultati mai visti in questo campo, mai. E l'abbiamo deciso, sai che c'è? Proviamo un'avventura insieme. Bene, ci sta. E Playlover Academy sta avendo un grande successo, infatti fino alla fine del 2018 i corsi sono pieni, quelli settimanali. C'è ancora qualche posticino per quelli giornalieri, sì, giusto? Sì, giornalieri, uno o due giorni. E poi dal 2019 ci sarà anche un'altra new entry per le donne, ma non vogliamo svelare altro. Sì. Portatecela qua e la sveleremo qua live social. Assolutamente, okay, sì. Va bene? Ok. Allora, info@playloveracademy.it è l'indirizzo mail al quale scrivere e rivolgersi per i corsi ancora disponibili e poi per il 2019. E poi abbiamo Facebook, Playlover Academy Miglioramento Sentimentale e Sociale, e playloveracademy.it, sito web dove trovare, esatto, tutte le informazioni. Ragazzi, grazie. Grazie a te. Complimenti, è una cosa molto simpatica, ma soprattutto importante dal punto di vista sociale e sentimentale. Assolutamente sì. Ti ringraziamo. A elevare la propria autostima. Assolutamente. Volete mandare un saluto particolare a qualcuno? Lorenzo, l'unico che ci viene in mente in questo momento. Esatto. Lorenzo, lui sa.
Lorenzo lui sa. Perfetto, Lorenzo e a tutti, i nostri fan della pagina Facebook. Grazie ragazzi per il grazie supporto. A tutti. Qua su Radio Lombardia Live Social continuiamo. Voi nel frattempo provate ad approcciare la prima che trovate, vedete se potrebbe essere quella giusta, ma prima seguite le direttive di Playlover Academy.